south side of Chicago. And when she first brought me back in 94, down in the basement of her childhood home, I found an old guitar. She said that was my great Uncle Bill's. I guess he left it to my dad. Particolare, un po' diverso dal solito, visto anche l'altimetria un po' strana per una gran fonda, a dire la verità, perché a parte gli ultimi 20 km era più una gara in circuito. Siamo partiti con ritmi abbastanza blandi, però poi il finale sugli strappetti sia io e Stefano e anche Dogliotti siamo riusciti a fare la differenza. Alla fine siamo andati di comune accordo, Stefano oggi mi ha fatto gara insieme, abbiamo tirato tutti e due, siamo quelli che abbiamo fatto un po' più la differenza. Lui ha detto che oggi non aveva una grandissima gamba perché si è allenato parecchio questa settimana e quindi alla fine abbiamo deciso di andare di comune accordo e di arrivare mano nella mano. È stata una gara velocissima,
eravamo sempre a 50 all'ora. Proprio mi sono ricordata le gare che si facevano, quelle, le vecchie carmesse, sempre a 50. È stato bello perché poi alla fine è volato quel primo tratto. Peccato che sono incappata in questa distrazione mia all'uscita dalla galleria, ho preso un buco, mi ha girato il manubrio ed ero così felice perché finalmente arrivavano i miei percorsi, le mie salitelle, però comunque dai, l'ho portata alla fine. Ero a casa mia, quindi conoscevo bene la strada e quello mi ha fatto superare di più la sofferenza della caduta. La corsa siamo partiti a velocità sostenutissima, ti dico che le prime due ore abbiamo fatto tipo 45 di media, poi quando siamo arrivati qua nella parte un po' più mista, diciamo così, mancavano all'incirca 35 km all'arrivo. Ho tentato questa azione perché ho capito che eravamo rimasti una ventina, uno controllava l'altro, ho detto provo da solo a vedere e ti dico la verità, mi è andata bene. Poi mi sono gestito sull'ultima salita perché alla fine ho detto tanto non mi prendono più, l'ultimo chilometro proprio gestito alla grande e niente, sono arrivato. Questa è la vittoria numero 2 per quest'anno perché ho avuto dei problemi due mesi che mio papà non stava tanto bene, non ho corso si può dire, poi ho fatto la campionissimo, sono rientrato lì, ho vinto, poi c'è stato il periodo estivo, lì ho ripreso ad allenarmi per fare questo finale di stagione ed è la prima corsa dopo rientro dalle vacanze, dico più che positivo. Madò, che tirata, porca miseria, una gara in linea. Madò, che strappi. La prima ora avevamo i 49 e mezzo di media. Più che altro, vabbè, io devo migliorare tanto nelle curve, perché poi nei rilanci uno, due, il terzo va già meno bene per disegnare le curve così. E poi si è rientrati sul primo gruppo e niente, siamo stati lì. Poi è andata via la fuga. Quando c'è cominciato il vallonato così è dura, la pianura è un bel percorso, bello duro e impegnativo, con una bella salita finale, quindi è andata benissimo. L'impressione dell'organizzatore direi che sono assolutamente buone, almeno sentendo i commenti. Qualcuno come l'anno scorso, tanto per non farci mancare anche quest'anno questa novella, ha pensato bene di fregare i cartelli nella parte finale, ma eravamo assolutamente prevenuti, avevamo addirittura dipinto le frecce gialle a terra. Nonostante questo però qualche gruppetto si è ancora perso, è stato capace di perdersi. La manifestazione è andata credo assolutamente bene, tutti contenti e soddisfatti, quindi appuntamento per una edizione ritengo con lo scoppio assolutamente mondiale a partire dall'anno prossimo. Il Parco del Valentino è bellissimo, però ci ha causato una marea di problematiche, al di là del fatto della concomitanza o pseudo concomitanza con il Salone del Gusto. Salone del Gusto che era già partito da lunedì 29 agosto ad allestire tutti gli stand, quindi ci siamo trovati abbastanza spiazzati, ma quello che mi ha spaventato è stato stamattina alle 6 quando ci siamo presentati ad aprire la tensostruttura e di nuovo le operazioni di verifica tessere, consegni pacchi gara, con tutta la movida ancora qui presente e con quello che è meglio non menzionare. Ecco, quindi un po' di problemini secondo me in questa zona del Valentino, e sto parlando di Viale Virgilio verso l'uscita di Ponte Umberto I, secondo me ci sono. L'anno prossimo stiamo vedendo di spostare tutta la logistica sempre all'interno del Parco del Valentino, ma possibilmente anche all'interno del Castello del Valentino.